Comunque, poi mi sono perso, mi hai distratto Mario, mi hai distratto? È la sua tattica, è la sua tattica. No, 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 ma lui va al dunque, dice, cazzo mi racconti, che dici? No. E niente, che volevo dire? Che a queste 20 canzoni naturalmente ho aggiunto qualche titolo mio, canzoni che secondo me ci potevano stare. Ho messo le due canzoni di Cremonini che aveva scritto per il film, una delle quali ha vinto anche il Nastro d'Argento, però non erano mai state né pubblicate né registrate, quindi sono praticamente tre inediti. Poi c'è un duetto con un Alessandro Amoroso di 5 anni fa, quando la chiamai a fare un programma con me, che poi è cresciuta, è diventata un'artista molto più matura, però quel pezzo lì l'ho rimesso dentro. Poi c'è qualcos'altro che magari non era arrivato nelle prime 20, è un album da 33 canzoni, è una istantanea di quello che sì, dovrebbe essere una fotografia, un autoscatto perché proprio deriva da questa pagina Facebook che sta impegnandomi, mi sta divertendomi quotidianamente. Vedo che avere un rapporto diretto con le persone non è divertente, anche quando ti prendono in giro, anche quando ti criticano, anche quando ti... però è bello perché poi io rispondo, perdo un po' di tempo, vabbè, quando arrivano 5, 6, 7 mila messaggi che rispondere, però la sera mi metto lì un'ora di risposte, la guido tutta io, le foto le faccio io in autoscatto, oppure le fa mia moglie, oppure le fa Stefanelli, le fa chi capita, mio figlio. Ed è quello che ha suggerito poi sia il titolo che la stessa collana, perché forse non c'era neanche bisogno forse di un disco inedito, non so, però ecco, questa cosa della pagina mi ha spinto a questa pubblicazione.